L'idea da cui siamo partiti era quella di confrontarci con altre discipline, altri sguardi, ma anche punti di vista operativi all'interno della sanità su, per capire forse meglio insieme come funziona il teatro, perché questo teatro che è stato definito appunto teatro della cura o teatro to cure sia effettivamente efficace. Prima sono state date diverse definizioni di questo teatro. Il teatro di questo tipo è un dispositivo piuttosto complesso, però mi sembra interessante mettere a fuoco quattro elementi, quattro componenti principali. Cioè un teatro che ha a che fare in modo centrale col corpo, con la relazione, con la rappresentazione simbolica e con la ritualità. Sono questi quattro ingredienti, che sono ingredienti originali del teatro, quelli che un teatro che si mette dentro alla prospettiva della cura, della rigenerazione, della trasformazione, ha come sue specifiche. Questo teatro non è un teatro immediatamente visibile, spesso è un teatro che opera in modo nascosto, opera in luoghi che sono i luoghi tradizionali di questo altro teatro, no? Che però, come ci ricordava all'inizio Pontremoli, è il teatro in senso profondo. Questi luoghi nascosti sono stati in origine la psichiatria, le aree del disagio, le carceri, le periferie, ma sempre di più, e questo è il dato più interessante degli ultimi 10 anni, è un teatro che ha a che fare con la condizione umana, la crescita dell'umano e la crescita delle comunità. Quindi sempre meno un teatro che si occupa della differenza, ma un teatro che si occupa della pluralità, come una risorsa centrale dell'ecosistema uomo. E quindi di far circolare in modo più efficace quelle energie vitali che sono all'interno dell'ecosistema umano. Un teatro che è anche una attività di orientamento, no? Di comprensione, di connessione, una, possiamo dire che appartiene alla categoria dell'andragogia, cioè dell'educazione dell'umano. In questo senso non è un teatro necessariamente di palcoscenico, è un teatro che spesso si fa in luoghi che non sono il luogo istituzionalmente deputato al teatro occidentale, quindi il teatro all'italiana, l'edificio teatrale, non necessariamente si paga un biglietto per andare a partecipare a questo teatro, e vi si partecipa non solo da spettatori ma soprattutto da attori in tanti modi, calcando la scena, ma anche da attori di quella complessa macchina che è creare un evento condiviso di rappresentazione e di ritualità. In questo senso c'è spazio per tutti, spazio per la messa in gioco di tutti. Questo tipo di teatro pensa all'umano come un'occasione di crescita continua e comune e partecipata. Allora, dal punto di vista dell'antropologia, delle neuroscienze, vogliamo interrogarci oggi insieme sul perché questo teatro funziona, che cosa è necessario capire del suo meccanismo profondo. Qual è l'efficacia, per esempio, del sistema simbolico nei processi di trasformazione, di rigenerazione? Perché il teatro di cui parliamo è questo, è immettere simboli potenti che convocano, che muovono. Allora, su questo abbiamo invitato fra di noi Rossana Beccarelli, che è medico, antropologo, direttore sanitario di una delle realtà a Torino che ci sono molto care, anche personalmente, perché è quella dove è avvenuto un incontro importante, cioè un incontro tra un luogo simbolico, il San Giovanni Antica Sede della città, che rappresenta l'ospedale, uno degli ospedali più antichi d'Italia, l'ospedale più antico della città, un ospedale che ha raccolto anche
un'intensità di dolore importante e nello stesso tempo un luogo un po' tabù, come è ogni luogo dove ci si confronta con una malattia così potente simbolicamente come il cancro oggi. Ecco, in questo luogo siamo cresciuti insieme, tra teatro e medicina, facendo un grande percorso di 2 anni, mentre Rossana parlerà, scorrono alcune immagini dietro voi, non so quanto le potete cogliere, vista la luminosità, ma sono immagini a cui io sono personalmente molto legata, perché non le abbiamo realizzate noi professionisti, ma le ha realizzate una ragazza che all'epoca aveva poco più di 20 anni, che era una studentessa, come alcuni di voi, dell'interfacoltà, ma era stata anche da poco una paziente oncologica. Oggi questa ragazza è una donna, ha una bambina, e portiamo con noi queste immagini che sono il frutto appunto concreto anche di uno sguardo dall'interno, perché l'ultima cosa che ci terrei a dire è che questo teatro è un modo di far cultura in cui il cittadino diventa partecipe a disegnare il progetto culturale. Quindi non è solo un ricevente, non è solo il destinatario di un prodotto, ma è attore di un processo in cui costruisce come soggetto, come autore, il senso profondo della sua vita insieme agli altri e di ciò che vuole comunicare, far circolare all'interno della sua comunità. Grazie ad Alessandra, che è artefice sempre di grandi eventi, sia di dimensioni grandi ma anche di alta qualità. Questo secondo me è il tratto più prezioso di cui avvalerci quando parliamo di cura, anche perché la parola cura ha già in sé questa necessità. La ragione per la quale noi ci incontrammo fu proprio questa: io mi occupavo in quegli anni di un ospedale, come ha ricordato lei, il più antico ospedale d'Italia per quanto riguarda la patologia oncologica, e erano anni nei quali si parlava molto, era molto alla moda la narrazione della malattia, cioè quella di portare alla ribalta il problema del malato più che il problema della sua patologia, come la medicina l'aveva in qualche modo incardinato, paralizzato, e si sentiva, si cominciava a percepire questa necessità di una partecipazione democratica, oserei dire, al processo della guarigione. E nella ricerca che io facevo in quel periodo di una narrazione mi si presentò la possibilità di trasformare questa narrazione in un gesto molto più complesso, questa drammaturgia della cura, di cui poi Alessandra è stata in qualche modo un'antesignana, perché non credo che ci siano state molte esperienze in un ospedale oncologico, soprattutto di 2 anni di cantiere teatrale. Vorrei però, siccome non è possibile prescindere da quello che è appena successo, non voglio dimenticare le parole che abbiamo appena sentito qui su questo palco, e soprattutto io venivo stamattina da un convegno all'Ordine dei Medici in cui era presente Maurizio Ferraris. Immagino che conosciate Maurizio Ferraris, è il filosofo teoretico che si occupa, che ha ideato insomma questo manifesto del nuovo realismo, dando un po' una percezione, una concretezza alla realtà, una realtà della quale, voglio dire, i filosofi si interrogano da circa 4500 anni, ma improvvisamente secondo lui tutto è molto più facile, molto più percepibile, molto più giusto appunto concreto. Nulla di più diverso dalla relazione che ci ha fatto oggi Alessandro Contremoli. Nell'ascoltare, devo dire, nella mattinata con grande irritazione la relazione di Ferraris e oggi con grande adesione quella di Alessandro Contremoli, non posso fare a meno di interrogarmi su un problema cruciale nella questione della cura, e cioè che cos'è che ci cura? Che cos'è che ci cura? Perché c'è stata una conformazione mentale degli ultimi 30 anni di pensare che la medicina sarebbe approdata inevitabilmente al fatto che si curano tutti e si curano in maniera standard. Questo è stato uno dei grandi miti della medicina di quest'ultima generazione. Addirittura siamo arrivati a pensare che i computer potevano trattare le persone quasi meglio dei medici, no? Nel senso che noi mettevamo dentro dei dati, frullavano tutti, poi usciva un risultato, diagnosi, terapia e tutto era risolto. Non ha funzionato per niente.
non ha funzionato per niente, e invece ha funzionato molto di più il teatro nelle nostre strutture. Ve lo dico perché noi abbiamo fatto quello che si chiama uno studio descrittivo del fenomeno, fenomenologia pura. Abbiamo avuto questa presenza meravigliosa di Alessandra, della sua grande sapienza, qualità animica, grande anche secondo me perizia dal punto di vista della sua tecnica teatrale, e abbiamo potuto vedere come un ospedale che attraversava lui stesso una fase di grande trasformazione, in realtà poi l'ospedale fu chiuso alla fine di questi due anni, fu chiusa la parte oncologica, come questo processo trasformativo si realizzò. Per fortuna Alessandra ha avuto anche la lungimiranza di fare un film su questa cosa e testimoniarlo con un libro, cioè c'è stato modo proprio di fare questa riflessione a posteriori, che secondo me è anch'essa parte indispensabile del nostro processo di crescita e di comprensione. E che cosa abbiamo visto? Che la trasformazione della comunità influisce sull'individuo, e se vogliamo dirla in maniera gandhiana, la trasformazione dell'individuo influisce sulla comunità. Noi non possiamo parlare, secondo me, d'altro che di questo, di cura. La guarigione è un processo che noi possiamo interpretare come tale, ma a volte salviamo delle vite o strappiamo delle vite alla morte che fanno poi una fine miseranda di cui loro stessi si compiangono, per esempio Wendy. E altre volte ci sono persone che muoiono magari precocemente, con grande serenità e diciamo in totale coerenza con un progetto di vita. Quindi io penso che la cosa più importante è che noi ci occupiamo della cura e che ci studiamo effettivamente di prenderci cura nel modo migliore, nel modo più adatto. Ecco, pensiamo un attimo a cosa sono state le quattro relazioni che ci hanno preceduto. Ecco, io direi che nulla potrebbe essere più esplicito nel fatto che si trattava di quattro realtà molto diverse fra di loro. Eppure stiamo parlando in un contesto tutto identico, nello stesso ambito, siamo tutte persone, ci conosciamo tutte quanti da molti anni. Che cos'è che rende in qualche modo impraticabile, intrasferibile, non comunicabile a volte, la realtà? Beh, che usiamo linguaggi diversi. Usiamo linguaggi diversi e quando entriamo in quei linguaggi ci entriamo con uno spirito diverso. Avete sentito Saraceno, avete sentito Pontremoli, Costa, mi dimentico il tuo cognome, Dal Pozzolo. Quattro mondi, quattro realtà. Io sono certa che ciascuno di voi aveva una predilezione, stava meglio in una di quelle realtà che nell'altra, e non credo che si possa dire che tutti noi stessimo meglio in qualcuna di quelle e gli altri assolutamente scartassero tutte le altre. Questo è molto interessante, ci dà già un'idea della progettualità della cura, ci dà già un'idea del fatto che la cura non è un evento standard. È probabile che noi non viviamo con lo stesso livello di gradimento, di compenetrazione, situazioni così diverse. Però abbiamo capito una cosa, che oggi c'è un elemento che ci collega tutti, lì sembra che siamo tutti d'accordo, ma queste cose a quanto servono? Nei miei giovani anni il tema era a quanto servono all'obiettivo di quel processo. Adesso quanto rendono o quanto costano? Allora, efficacia era la prima parte, ci siamo misurati, Geppo Costa è stato uno dei miei grandi compagni in questa storia, abbiamo fondato insieme la scuola di medicina preventiva a Torino, sai Torino, ed erano gli anni in cui davvero la pertinenza dell'obiettivo era essenziale. Bisognava assolutamente arrivare ad essere efficaci in quello che facevamo. Beh, nulla di male naturalmente, no? Anche se poi si scopre che a volte le cose meno pertinenti sono quelle che sono più utili anche alla cura della comunità. Però, siccome la cultura di per sé, abbiamo visto, è un termine così difficile da poter contenere, descrivere, tradurre anche in atti, e ha effettivamente questo grande dilemma, pone questo grande dilemma, sarà efficace? Che voglio dire, l'arte di per sé non era nata per essere efficace. Se l'arte accompagna l'uomo dalla sua inizio, diciamo così, della documentazione storiografica, ed è l'arte solamente inutile, evidentemente la domanda efficace non è una domanda pertinente. Ma tuttavia, visto che siamo così legati a questa necessità, quindi da un lato l'efficacia e dall'altro l'econometria, parliamo di questo. Anche perché oggi succedono cose molto interessanti per quanto riguarda l'aspetto della nostra capacità
capacità cognitiva del comprendere una relazione fra cause ed effetti, molto diverse da quelle dei paradigmi, per usare un termine così convenzionale, a cui siamo abituati. Stiamo probabilmente entrando a rapidi passi in una nuova realtà, e in questa nuova realtà, realtà di cause e di effetti, siamo secondo me strumentati da quelle cose che oggi ci rassicurano. Noi vogliamo prove, vogliamo numeri, vogliamo dati, vogliamo prove. Allora portiamole queste prove, portiamo questi numeri, portiamo questi dati. È molto interessante, per fortuna, che succedano cose, sia che noi le progettiamo che noi non le progettiamo, che ci aprono degli orizzonti. Allora, così come è stato folgorante per me l'incontro con Alessandra, altre sono le porte che si stanno aprendo, vediamo quali. Allora, poco fa Dal Pozzolo citava all'Università di Turku in Finlandia, c'è una cattedra universitaria che sta per l'appunto valutando queste nuove possibilità di misurare l'efficacia. L'efficacia di che cosa? Della cultura. In Finlandia da 4 anni è cominciato un grande progetto nazionale in cui, per aumentare la salute degli individui e della comunità, si porta la cultura in tutti gli ambiti. Tutte le età anagrafiche sono coinvolte, in tutte le sedi, dalle sedi più tipicamente culturali come i musei, le istituzioni culturali, alle strutture sanitarie, alla scuola, agli ambiti del lavoro. E loro hanno creato questa cattedra di Turku per misurare l'efficacia del loro progetto, che si chiama TAR, sulla popolazione. Quindi un effetto che ovviamente sposa questi due elementi, individuo e comunità. Ed è molto interessante per noi seguire, lo stiamo seguendo veramente, monitorando quasi giorno per giorno, perché abbiamo la fortuna di avere amici che seguono il progetto per la Finlandia, quindi possiamo dire che l'esperimento sta riuscendo. E questo vuol dire che la cultura ha questo effetto, questa efficacia. Cultura lì si declina in tutti gli ambiti, in tutti i modi, la possibilità di andare a concerti, vedere musei, fare insieme agli artisti, produrre arte insieme agli artisti. Che cosa più del teatro è adatto a pensare a questo? Quale processo è più rigenerante? Allora, adesso vi porto un altro esempio molto significativo, molto interessante. È stato condotto uno studio all'ospedale Rizzoli di Bologna, l'ospedale più importante d'Italia per l'ortopedia, nel quale si è sperimentato con una esposizione ad un video scelto con particolari caratteristiche, particolari criteri, che è un video dunque ricco di simbolicità. È stato sperimentato, studio doppio cieco, randomizzato, si è rivolto a giovani sportivi operati del legamento crociato anteriore del ginocchio, quanto di più, come dire, inaspettatamente lontano da qualunque interesse per la cultura. Sono dunque dei giovani, l'intervento si fa in artroscopia e si risolve in una giornata di degenza, tuttavia la riabilitazione è lunga. Diciamo che uno dei tipici traumi e dei tipici interventi che vengono fatti sui calciatori. Bene, l'esposizione ad un video di circa 3 minuti, scelto e selezionato apposta, produce una riduzione del tempo di riabilitazione del 50%. Io vi dico che dal punto di vista del calcio, ne parlavo ieri proprio con un allenatore, è una cosa da far veramente, far girare e far roteare gli occhi. Il video in questione, la persona che ha inventato il sistema, che si chiama Video Insight, tra l'altro è un'operatrice torinese, che si chiama Rebecca Russo, sta facendo il giro del mondo, lo stanno portando in tutti i congressi del mondo, gli ortopedici della Nuova Zelanda, Toronto, Tokyo, il che dimostra che c'è qualcosa, perché io vedo che, tra l'altro, insomma, avendo visionato questi prodotti, vi devo dire che non c'è nulla di più simile, più vicino ad una esperienza teatrale, perché si tratta di video che hanno un contenuto simbolico molto forte. E evidentemente questo contenuto simbolico, realtà o non realtà, a seconda di come la intende il nostro amico Maurizio Ferraris, produce proprio l'effetto che Alessandro Contremoli disegnava prima. Cioè, succede qualcosa nella nostra mente, sia che lo immaginiamo consapevole, sia più spesso che lo immaginiamo inconsapevole. Anzi, direi che meno passiamo per la ragione, per le parole, per la logica, e più queste cose hanno efficacia, che è esattamente ciò che fa il teatro. Il teatro, quando noi ci siamo accorti di qual era la sua enorme capacità trasformativa, dipende proprio da questo, che si mettono in gioco, come diceva prima Alessandra, dei temi simbolici, rituali, dei temi di partecipazione, di condivisione. Ecco, tutto questo è quello che io chiamerei cultura.
E naturalmente la cultura ha tanti modi di esprimersi. Noi facciamo cultura stando qui, ma facciamo certamente, come dicevamo stamattina, anche depositando brevetti si fa cultura. Tutto questo è significativo in ambito psicosociale, come diceva prima Claudio Tortone sulla questione di Ippocrate. Sì, certo, se noi leggiamo Ippocrate, leggiamo i fondamenti della medicina, ci sembra di leggere la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'entità, la salute, è una integrazione fra l'individuo e l'ambiente che lo circonda, non si può assolutamente prescindere. Una comunità malata produce individui malati e individui malati inducono una comunità malata. Io però penso che ci siano significative ragioni per pensare che l'investimento nella cultura, avete visto i dati di Geppo Costa, sono veramente impressionanti, il guadagno di vita che si fa per un investimento culturale. Penso che noi abbiamo avuto sufficienti facili esperienze per poter dire quanto questo incide. Nella scuola di scienze infermieristiche di Torino si porta il teatro da tempo, adesso si porta anche la danza. Ecco, io penso che siano tutte modalità con le quali noi stiamo esplorando nuovi campi. Vi posso dire, non vado oltre perché ovviamente l'argomento sarebbe complesso e poi secondo me è ancora in una fase troppo embrionale per essere esplicitata con chiarezza. Ci sono oggi degli strumenti diagnostici che ci permettono di comprendere perché queste cose funzionano. Noi diciamo simbolo e abbiamo un'idea che si può facilmente comprendere, sicuramente in ambito semiologico, si comprende in ambito linguistico, ma non abbiamo con chiarezza ancora individuato perché il simbolo è così efficace. Tuttavia lo è. Lo è dalla storia della parola scritta, visto che quella è l'unica alla quale noi possiamo fare riferimento, ma certamente lo è nell'iconografia, lo è nell'immagine, forse più addirittura che nella parola. Tutto questo ha qualcosa a che vedere con il nostro modo di stare al mondo. Certamente i sociologi l'hanno esplorato, io penso che prossimamente lo esploreranno anche altre scienze, quelle che sono le scienze esatte, non soltanto le scienze dure, diciamo così. La fisica oggi sta andando molto vicina ad esplorare questi campi, a cercare di capire come funziona. Io so che noi abbiamo bisogno di questo, fa parte del modo in cui noi abitiamo il mondo. Se non sappiamo perché le cose funzionano ci sentiamo molto deprivati, ci sembra che l'argomento non sia sufficientemente, purtroppo usiamo una parola che in questo momento è molto usata, scientifici. Vogliamo essere scientifici se comprendiamo la relazione fra causa ed effetto. Questo è un modo dello stare al mondo. Credo che ci siano altre culture che si permettono grandiosamente di stare al mondo senza stabilire rapporti di causa ed effetto, ma tuttavia ci possiamo davvero oggi rallegrare perché secondo me siamo molto 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 vicini a capire perché le cose stanno funzionando così, e quando l'avremo reso di dominio pubblico probabilmente saremo anche più sollevati nel portare molta più arte, molto più teatro nelle strutture sanitarie, dove secondo me questo è sicuramente il futuro, ma le porteremo con agio anche nelle condizioni della vita lavorativa, per esempio, le potremo portare nelle scuole, le faremo funzionare di più. Adesso che sento dire non c'è abbastanza tempo residuo per il teatro nella scuola di scienze infermieristiche, io so che qui in sala ci sono delle persone che stanno da tempo esplorando il campo della tattilità empatica, che nulla c'entrerebbe in apparenza con quello di cui stiamo parlando, e invece probabilmente sì, e questo per esempio è un modo con il quale noi curiamo gli individui malati e per il quale bisogna trovare il tempo, anche un tempo interiore, non solo un tempo esteriore. E questo tempo interiore è una lezione che il teatro ci ha insegnato. Io manifesto la mia gratitudine ad Alessandra Rossiniglione, ad Alberto Pagliarino, ad Alessandro Contremoli che lo permise e a molti altri amici che ci accompagnarono in quegli anni, perché per noi è stata una lezione indimenticabile, un magistero di alto profilo che noi speriamo nel prossimo futuro di poter far condividere ad ambiti molto più ampi della comunità, come nell'antico succedeva. Visto che ad Epidauro il teatro aveva 50.000 posti, tutte le tribù della Grecia affluivano lì per curare la comunità con il teatro. Allora, io ho preparato una presentazione di quelle tradizionali, appunto con le slide, e
però devo dire che il dibattito a cui ho assistito, quello della prima tornata e poi anche adesso questi due bellissimi interventi che abbiamo ascoltato, ovviamente mi hanno sollecitato diverse riflessioni. Cercherò di riconnetterle e facendovi vedere anche un po' alcuni dati, perché appunto parliamo di dati, ecco. La prima riflessione che mi viene dopo aver sentito Saraceno, Costa e gli altri è questa. Allora, noi abbiamo, dal punto di vista epidemiologico, abbiamo ormai assodato, e su questo non si discute, ormai è un dato assodato dal punto di vista statistico, che c'è una relazione diretta tra appunto livello di istruzione, tra condizione sociale, network di relazioni sociali e salute. E questo è un dato di fatto, lo trovi in tutta la letteratura internazionale. La questione è perché? Cioè, che cosa accade? Perché una persona che ha un rango sociale superiore, che ha un'istruzione superiore, che quindi vive una condizione culturalmente più elevata, sta meglio e muore di meno, diciamo, come gruppo sociale, no? Se noi non rispondiamo in qualche modo a questa domanda, questo dato statistico rimarrà un dato statistico, non avrà capacità di penetrazione, perché è vero, e su questo mi rivolgo a Rossana, è vero che noi abbiamo una cultura che è la nostra cultura occidentale e che quindi vuole spiegare invece che comprendere, ma noi siamo questi e quindi noi dobbiamo fare i conti con questo, dobbiamo fare i conti con la nostra tradizione culturale, che devo dire non è tutta da buttare, no? Nel senso che ci permette adesso di fare delle cose abbastanza interessanti da vari punti di vista. E allora noi dobbiamo rispondere perché, che cosa accade, quali sono i meccanismi. Ecco, lo studio della psiconeuroendocrinoimmunologia cerca di rispondere a questo perché, e cioè cerca di spiegare, usando la biologia molecolare, usando tutto quello che di assolutamente deterministico e di scientifico è stato prodotto dalla nostra scienza, usarlo per individuare i percorsi di salute. Cioè, che accade quando appunto uno ha un network sociale superiore ad un altro, cioè ha più amicizie, ha più possibilità di condividere, fa esperienze di arte, eccetera. Accade che il suo sistema dello stress è un sistema molto più regolato dell'altro, e questo sistema dello stress non è quella cosetta banale che si legge sui giornali. Il sistema dello stress è un sistema master di regolazione dei sistemi biologici, è quello che va a regolare il sistema immunitario, è quello che va a regolare lo stesso cervello. Cioè il cervello, il sistema mente-cervello, è il bersaglio del network sociale, del teatro, della cultura, e queste dimensioni sociali cambiano il cervello. Noi abbiamo delle evidenze ormai di risonanza magnetica funzionale che ci dicono che ad esempio impegnarsi in un determinato lavoro di tipo culturale, anche un banalissimo esame, preparare un esame all'università di quelli tosti per 2 mesi, cambia l'ippocampo, cambia le relazioni tra quest'area fondamentale che è la memoria e le cortecce prefrontali, cambia la regolazione dell'amigdala, e cioè di aree cerebrali che controllano le emozioni. Sono queste le vie.
noi non siamo fatti di Spirito Santo, al di là dell'opinione che può avere ognuno su questa materia. Siamo fatti di carne ed ossa e siamo fatti, quindi siamo degli organismi biologici. Siamo degli organismi biologici che hanno una grande psiche. Questa è la particolarità della specie umana. Una grande psiche che quindi è molto reattiva a che cosa? All'ambiente sociale. Ma se voi ci pensate un attimo, quindi lascio perdere adesso le slide che non me ne frega niente. Se voi ci pensate un attimo, noi quando nasciamo dopo 9 mesi di gestazione, no? E abbiamo un cervello che dal punto di vista della struttura è un cervello ridicolo, è un cervello assolutamente inadeguato ai nostri compiti di specie. Tant'è vero che molti antropologi e neuroscienziati a partire dagli anni 70 hanno definito questa peculiarità umana con un nome particolare. L'hanno chiamata neotenia. Neotenia che vuol dire? Vuol dire che se il nostro cervello dovesse essere adeguato ai compiti di specie, noi dovremmo avere una gestazione di 22 mesi. Invece abbiamo una gestazione di 9 mesi. Questo vuol dire che noi usciamo con un cervello assolutamente immaturo. E come viene maturato? Viene maturato dalle relazioni sociali, viene maturato dalle cure parentali e poi dalle relazioni sociali. È lì che viene implementato il cervello umano. Se questa condizione non c'è, non c'è l'essere umano. Ma questa è una cosa talmente banale, ma dalla quale poi bisogna trarre delle conseguenze. Questo vuol dire che noi siamo strutturalmente dipendenti dalla società. E siamo strutturalmente dipendenti fin dalla nascita e continuiamo ad essere dipendenti dalla socialità andando avanti con gli anni, ed è per questo che appunto la dimensione sociale influenza la salute, proprio perché noi viviamo di questa dimensione sociale. Ma vi faccio un altro esempio che fa parte di una scienza lontanissima, la biologia proprio degli invertebrati. Noi abbiamo esempi anche in animali assolutamente lontanissimi da noi, come la locusta del deserto, la cavalletta del deserto, che ha un cervello che quando vive solitario è un cervello di dimensioni X. Quando quella stessa cavalletta, per ragioni ecologiche, ambientali, va in un contesto sociale, il cervello cresce di circa il 30%. Ma questo la locusta. Ma vi rendete conto? La locusta. Cioè, è paradossale che noi questa storia non l'abbiamo introiettata, no? Noi che ce l'abbiamo un cervello e una psiche così evoluta, no, nella nostra medicina, nelle nostre scienze della cura, questi dati non ci sono. E qui veniamo alla parte finale del mio ragionamento. Ho apprezzato moltissimo anch'io la relazione di Pontremoli prima, e mi ha fatto molto piacere che Beccarelli prima la mettesse in pandan con Ferraris, no? E con neorealismo, perché effettivamente noi siamo in questo contesto dal punto di vista culturale. Cioè, noi abbiamo avuto un'uscita dal positivismo, permettetemelo in 3 battute, poi se volete l'approfondiamo. Abbiamo avuto un'uscita dal positivismo che è stata soprattutto la fenomenologia. E da lì, no? Husserl, Heidegger, io qui avevo portato una citazione di Gadamer, che appunto è nello stesso contesto, per appunto spiegare la differenza tra conoscenza scientifica, comprensione, spiegazione, eccetera, eccetera. E poi, anche se volete, l'esistenzialismo e poi il pensiero postmoderno, no? Postmoderno fino al pensiero debole. E siamo
della patria, no? Del pensiero debole. Perfetto. Il tentativo di rinculo, appunto, del neorealismo è un tentativo sicuramente al di sotto, dal mio punto di vista, al di sotto della necessità, ma soprattutto del dialogo con la scienza, perché non dialoga con la scienza quel tipo di filosofia. È una filosofia giustificazionista, non è una filosofia che dà stimolo alla scienza, al cambiamento, perché la scienza, soprattutto la medicina, storicamente un grandissimo bisogno di rapportarsi alla filosofia, perché la medicina come scienza dell'umano, appunto, si fonda sempre su paradigmi di carattere filosofico generale, e questo è vero, però noi dobbiamo andare avanti, cioè noi dobbiamo, non possiamo abdicare alla necessità di costruire una cultura e una filosofia adeguata al livello scientifico attuale, perché il rischio di rimanere su una posizione fenomenologica è quello di aumentare la divaricazione tra filosofia e scienza. Noi dobbiamo invece riconnetterle, questi due grandi campi del sapere, e possiamo riconnetterli se abbiamo appunto una filosofia che tiene conto dei grandi cambiamenti scientifici in corso, e ho finito, che sono cambiamenti antiriduzionistici. Ma non è solo il discorso della fisica, io rimango adesso, perché quello della fisica è un discorso ancora per me alquanto nebuloso, io rimango sul terreno assolutamente pieno di evidenze scientifiche che riguardano la biologia molecolare e quindi l'epigenetica, e riguardano la psiconeuroendocrinologia. Noi abbiamo le evidenze scientifiche per costruire un modello di interpretazione dell'essere umano che è un modello sistemico, quindi un modello globale, che però tiene conto dei dati molecolari, cioè che non mette da parte i dati molecolari, li interpreta in un altro paradigma, che è un paradigma appunto di tipo sistemico. Potrei farvi 10.000 esempi, ma posso, non lo so, farvi un esempio qualsiasi. Allora, noi abbiamo una quantità enorme di dati di biologia molecolare sui neurotrasmettitori, no? Sappiamo quasi tutto ormai a livello molecolare sui principali, le principali molecole del cervello, la serotonina, la dopamina, l'acetilcolina e tutto il resto. Perfetto. Se io interpreto questi dati con un'ottica riduzionista, io vedo solo uno spicchio della realtà che non mi fa capire niente. Esempio, la serotonina. La serotonina è una molecola che io trovo nel cervello, nella pancia e nel sangue. La trovo in tre posti completamente diversi, ma è sempre quella. Dal punto di vista chimico è 5-idrossitriptamina, è quella lì, che sta nel cervello, sta nella pancia, sta nel sangue. La molecola è quella, le funzioni della molecola sono ovviamente radicalmente diverse. Perché? Perché il sistema che legge quella molecola è un sistema diverso. Quindi qui è fondamentale comprendere il contesto. Questo vuol dire applicare, dal punto di vista della ricerca scientifica, un'ottica appunto che è quella ermeneutica, per esempio, è quella dello studio del contesto, è un'ottica sistemica, è un'ottica che appunto ha un paradigma, ha il paradigma della complessità. Ma gli esempi possono essere 10.000. Questo ci fa capire che noi siamo proprio in un punto in cui è possibile riconnettere i grandi campi del sapere, è possibile riconnetterli, è possibile produrre un salto in avanti e dare un fondamento a tutte le pratiche innovative che sono emerse in questi anni, tra cui innanzitutto questa dell'arte, dandogli un fondamento che però non è marginale, ma diventa un fondamento di centralità, perché appunto quella frase di Cadamer diceva, e qui attenzione, la nostra conoscenza scientifica
ha messo da parte l'arte perché è anche svilito gli artisti. Gli artisti l'ha espulsi dal novero dei filosofi, degli intellettuali, dei produttori di cultura. Ne ha fatti dei clown, delle persone che fanno divertire, che sono su un livello appunto non di conoscenza vera. Noi oggi invece siamo nelle condizioni di ricostruire una conoscenza vera che diventa conoscenza scientifica, conoscenza artistica, conoscenza di tipo culturale, cioè le varie forme di conoscenza che hanno la stessa dignità. Ognuno vede lo stesso oggetto dal suo punto di vista, ma qui la novità, queste conoscenze si parlano, riescono a comunicare, perché tutte queste forme di conoscenza condividono dei paradigmi generali di riferimento. Scusate la, forse la disorganicità, ma sono stato preso dalle suggestioni che ho ricevuto. Grazie. Grazie Alessandra, io ringrazio per l'invito, insomma, e mi trovo in questa sede anche a fianco a Rossana, che ha permesso anche di poter fare questi corsi e di modificare un po' il modo di lavorare in ambito sanitario. Ma perché abbiamo deciso di introdurre il teatro, ecco, nei nostri corsi? Corsi ne facciamo tanti corsi di comunicazione, ma sono risultati tutti un po' monchi, ecco, come se mancasse qualcosa. Anch'io ho una presentazione un po' tradizionale, ma mi serve per far vedere alcune diapositive come fondamentali. Se possono, posso far scorrere, ecco. Il concetto è quello di introdurre un cambiamento culturale, sia in cittadino ma tra gli operatori sanitari, della concezione di sanità, di medico, ecco, insomma, di operatore sanitario, chi cura chi. Allora qui abbiamo una figura tradizionale, il medico, c'è anche il paziente al centro della scena, ma è la figura che ricorda, ecco, quell'atteggiamento paternalista, insomma, con i familiari un po' defilati. Allora questa non è più la figura del medico, dell'operatore sanitario, io parlo del medico, ma in realtà non è più il medico. Ma la figura è cambiata, e so per la prossima, ancora, la tecnica, cioè io lavoro in una terapia intensiva, in un ambiente altamente tecnologico, non c'è più il medico condotto, come, insomma, io sono di generazione che ha fatto il medico condotto, quindi insomma era anche molto interessante la relazione, ma la cura è di più persone, no? Abbiamo il paziente che è al centro, la persona al centro, e più persone intervengono, e preferisco parlare di equipe, non distingo più medici, infermieri o altre figure, e chi cura chi, addirittura i pazienti stessi curano gli operatori, cioè c'è un'inversione di ruoli. Io sono un medico tradizionalista, lo sa, no? Calato nel lavoro con l'Istituto Mario Negri, quindi raccolgo dati su dati, no? E mi ha colpito, ecco, l'intervento precedente, perché anche noi raccogliamo i dati, un modo di fare terapia e medicina è quello, per esempio, un progetto che abbiamo sviluppato è quello di aprire totalmente terapie intensive. Le terapie intensive sono ambienti chiusi, ma erroneamente chiusi. Abbiamo deciso di permettere che ognuno, che ogni cittadino esercitasse un diritto aprendole, perché pensiamo, e anche noi abbiamo fatto i dati, una raccolta dati usando scale di ansia e scale
e il dosaggio del cortisolo, e si dimostra la stessa cosa, no? Un ambiente aperto riduce il livello di stress e di ansia rispetto a un ambiente chiuso. Perché mantenere un ambiente chiuso? Dice, vabbè, se sei scientifico, se segui i dati, dovrebbe bastare quello, no? Apriamo le terapie intensive, ma questo non basta, perché l'operatore sanitario non lo capisce. Anche, se posso avere anche le prossime, ancora per favore, abbiamo deciso di fare questi corsi. La frase che uso sempre, una frase di un mio paziente, ormai deceduto, ma che rimane legato, insomma, finale memoria, e la mamma di questo ragazzo rimane legata alla terapia intensiva, in quanto ritengo che il ruolo della cura non possa terminare con la terapia intensiva, che è un atto, è un momento drammatico nella vita di questi pazienti. Ancora qualche diapositiva, allora abbiamo iniziato diversi incontri, e ancora per favore, questa è una paziente che è diventata parte dell'equipe, è diventata docente dei corsi di formazione per gli operatori sanitari stessi che l'hanno curata, è nicchia di role playing associata, ancora, usata altre forme espressive, l'uso di diari, la raccolta di diari, la medicina, la cosiddetta medicina narrativa, abbiamo anche analizzato, perché poi, il tizio non si perde, quindi c'è sempre la raccolta di dati, quindi si è fatta un'analisi qualitativa e quantitativa di tutti i diari che raccogliamo continuamente. Vediamo che questi dati ci servono, e per esempio quello che succede in una terapia totalmente aperta, quindi totalmente aperta vuol dire una terapia intensiva che non ha limiti né di temporali né di spazio né fisici né relazionali, né della lingua, insomma, usando questi diari abbiamo osservato in apertura totale che i familiari, i pazienti non vedono tanto l'umanizzazione, lo stato di umanità, ma riconoscono la competenza degli operatori. Quello è il dato principale che noi ricaviamo, e questo diventa molto gratificante. Questo è derivato tutto questo modo di lavorare. Prego ancora. Ci ha permesso di andare oltre, no? Abbiamo istituito un ambulatorio per la terapia intensiva e richiamiamo i nostri pazienti. Vedete, lì i dati non sono così confortanti, nel senso che noi abbiamo una mortalità, la media nazionale di un 15% di mortalità dalla in terapia intensiva, poi c'è una mortalità ancora ospedaliera, e una parte muore anche, dimostrato anche questo, la statistica in letteratura, che aumenta la mortalità anche nei 5 anni successivi. Ancora, per favore, questi sono i problemi che maggiormente si manifestano, rapidamente appunto questi dati, ma ecco, questo è un dato importante: quando interroghiamo i nostri pazienti, dichiarano di avere una qualità della salute ridotta, ecco, rispetto prima del ricovero, ridotto anche in maniera importante. E questo ci ha fatto capire, vedete, il carattere è cambiato, qualcuno sente che la vita non ha più valore, no? Ma ci ha fatto capire che manca qualcosa, no? La cura, come dicevo prima, non può fermarsi nel momento della terapia intensiva, della cura della malattia, diciamo, ma deve poter curare la persona. Avere la cura della persona significa seguirla anche dopo. E ci mancano molti dati, ma nelle terapie intensive nessuno le raccoglie. E mi dispiace, su quello io sono fermamente convinto che bisogna avere dei dati per capire quello che si fa. Perché a distanza invece si osserva che queste persone hanno bisogno di aiuto, no? Allora, il lavoro che abbiamo fatto, adesso lascio poi la parola a Eleonora, è di introdurre al teatro, quindi con queste performance, che in qualche modo riescono a rendervi partecipi gli operatori e a far capire il perché. In 3 giorni di sequestro, perché noi facciamo questi corsi residenziali dove le persone sono sequestrate giorno e notte per 3 giorni, e
tutto si traduce poi, termina con una performance dove appunto ogni operatore si mette in gioco, ma solo così riusciamo tutte le volte, ormai sono 5 anni che andiamo avanti con questi corsi, a far capire qual è il giusto modo di operare, no? La riflessione raggiunge dei livelli superiori a quelli che si possono avere in qualsiasi altro consenso. Quello che abbiamo pensato appunto, che la forma di teatrale che è utile per gli operatori, che è utile per cambiare con il modo di fare medicina e questo cambiamento culturale, debba occuparsi dei familiari dei pazienti anche dopo. Allora, recuperare quello che noi ci perdiamo, perché li perdiamo per strada e non riusciamo più a recuperare. Invece l'introduzione e il recupero di nuovo col teatro, come è successo con gli operatori, penso che possa essere la sfida del futuro e forse la reale, almeno in quel che vedo io, importanza e la reale funzione di teatro sociale, di recuperare queste persone. Lascio ancora la parola ad Eleonora, che completa insomma questo mio intervento per far capire insomma come appunto la cura debba essere assolutamente multidisciplinare, sono alcune espressioni ma con tante le figure che entrano in gioco, no? E che non si limita al medico, all'infermiere o altre figure, ma sono tantissime figure che intervengono, ognuno con pari grado, ecco, se non c'è una figura che predomina. No? La medicina si avvicina alla filosofia, penso che la filosofia abbia bisogno della medicina per scoprire il vero ruolo. Sì, no, credo quella sia una questione fondamentale. Volevo cominciare un po' da quello che dicevi tu, cioè l'emergenza come luogo dell'altrove, no? E che non è così. Cioè, credo che Lampedusa l'altro ieri, no, sia un esempio evidente del fatto che le emergenze, a parte non le emergenze mediche, ma anche le emergenze di comunità, sono in realtà ormai ovunque, no? Per noi che lavoriamo sulle migrazioni, in realtà sono più qui che lì, se vuoi. Perché no, là hanno a che fare con questioni di sviluppo e qua hanno a che fare con questioni invece etiche che anche riguardano il corpo e la percezione del corpo. Io riflettevo molto sulla questione di Lampedusa e sul, no, a questo punto anche sul cadavere, non sul corpo, no? E su come di fatto diventa accettabile un cadavere annegato rispetto ad esempio a una persona con una pallottola sulla fronte. Il concetto è identico, no? La salvaguardia dei confini europei ha la stessa caratteristica, no? Cioè, devono restare fuori, no? Piuttosto morti che non dentro, no? E quindi sia che tu gli tiri un colpo di pistola alla fronte, sia che li fai morire, no? Per annegamento, perché i pescatori non possono aiutarli, se no vengono, no? Accusati, cioè hanno un procedimento penale in corso. Qual è la differenza? Non c'è nessuna differenza in realtà dal punto di vista del concetto e della costruzione, no, di significato. C'è una grossa differenza dal punto di vista della narrazione del corpo, no? E della visione del corpo, un po' quello che dicevamo, che ha a che fare anche appunto con quello che poi quella visione riflette sia nei nostri schemi, no, di memoria, no, e attivazione di emozione, no, da un punto di vista e dall'altro poi quello che invece riflette sulla comunità, no? Sul senso di comunità inclusiva o esclusiva. Non so se sono andato completamente fuori tema. No. Io in realtà sai che non c'è. Io sono appena tornato dall'Azerbaigian, sto per partire per la Siria. Quindi ieri abbiamo avuto una breve telefonata in cui noi abbiamo deciso prima. E io dicevo, voglio parlare degli schemi di Damiato. E lui non. C'è qualcun altro che lo fa, lo stiamo cercando, quindi non ho una narrazione per oggi, no?
messo insieme un po' un carnet, no? Nelle slide, ma in realtà contavo su idee che seguono le più grandi drammaturghe italiane per, no? Tirare fuori un, no? Un contenuto da quello che andrò a dire. Sì, possiamo guardare. Io un po' mi stavo ponendo un po' il problema appunto fra salute e teatro, per come lo vedo io, no? Per quanto influenza il mio lavoro. Io, come avete visto, sono vestito un po' da pinguino oggi, perché? Perché stamattina, domani è la Mental Health Day, no? L'International Mental Health Day, e quindi ci sono tutti questi grandi eventi. Sono dovuto andare alle Nazioni Unite per una presentazione, e quindi mi devo vestire in un certo modo, no? Perché se no non ti fanno entrare. Poi dicevo, però non posso, no? Andare vestito così, se poi stasera no, devo andare, no? In un posto dove si parla anche di teatro. E quindi mi sono messo una cravatta, insomma. Il risultato è stato che gli ambasciatori là sono venuti da me e mi hanno chiesto: ah, lei viene anche al pranzo dopo, ha fatto bene a vestirsi già da gala adesso, no? Quindi ho fatto una figura terribile. Questo ha a che fare molto con l'idea di identità, secondo me, che è un po' quello su cui volevo riflettere adesso. Magari se possiamo andare avanti con le slide. Io quando parlo di salute mentale, perché quello è il campo nel quale, no, le mie attività si svolgono. Io sono addirittura adesso, che ho dovuto dire, capo di una sezione che si occupa anche di salute mentale, cioè, no? Dirigo anche psichiatri e psicologi clinici, no? Che fanno parte del mio team nel mondo. La salute mentale cos'è? Secondo la più burocratica delle definizioni di salute, no? È uno stato di benessere, questo dice il WHO, che permette ad un individuo di realizzare le proprie potenzialità e abilità, di far fronte ai normali stress quotidiani, di lavorare produttivamente con successo e di contribuire alla vita della propria comunità. Questo è il concetto di salute più burocratico, no? Che esiste, no? Di salute mentale più burocratico che esiste. Quello, io ho sottolineato alcune cose, i normali stress quotidiani. Questa è una definizione del 2002, quanto è passato da loro? Quali sono i normali stress quotidiani? La crisi, no? No? L'essere senza lavoro, quali sono, cosa definisce, cosa è normale e cosa non è normale, no? E gli stress che si possono sicuramente incontrare in paesi in via di sviluppo sono per caso maggiori o minori di quelli che incontriamo noi, che ci troviamo adesso ad affrontare delle situazioni in cui non eravamo stati preparati. Io penso alla mia generazione, no? Che era stata, no? Programmata per lavoro fisso, no? Posto fisso, no? Una vita, no? Tranquilla, la famiglia, e che invece, no? Ha avuto questa costruzione esplosa, no? Nelle mani. La depressione sarà nel 2014, si pensava al 2020, nel 2014 la più diffusa malattia in Europa. Forse vuol dire qualcosa. Forse vuol dire anche che i medici poi misurano le cose male, ma quello è un altro discorso. Poi dice di lavorare produttivamente con successo, una definizione quasi degli anni 80, no? Quindi il lavoro come, no? Come quasi rappresentazione, no? Della tua possibilità di contribuire alla tua comunità. E anche là si potrebbe aprire tutto un dibattito. Solo per la mia generazione, no? Ma nel mondo. E poi di contribuire alla vita della propria comunità, e quella è secondo me la cosa fondamentale. Quindi la salute mentale è di fatto la possibilità che ogni individuo ha, non pensando a quale sia il suo stato di partenza, ma di contribuire per quanto può alla vita della propria comunità. Il problema, quando poi parli di migrazioni, ma anche poi di molti di noi, è quale comunità, no? Spesso quando parli dei migranti, allora la questione è contribuisci alla nostra comunità, contribuisci alla comunità di appartenenza, contribuisci alla comunità migrante nel paese, no, di destinazione. Cioè, quindi le comunità si moltiplicano e quindi diventa difficile contribuire a tutti in un universo che vuole che tu contribuisca solo, cioè misura la contribuzione di fatto per cosa, no? Contributi previdenziali, no? E cose di questo tipo. E quindi, no, diventa. Questa è la salute mentale. Poi cos'è per me il teatro? No? Allora pensavo, perché poi di fatto mi sono ritrovato, no? Ricordo di 20 anni fa quando facevamo i parabrezza per Cugnacchi, no? A Milano adesso, no? su questo palco, cioè, ma perché? Per la prossima slide. Questo era quello che volevo dire prima, cioè appunto l'idea di comunità. Adesso il problema fondamentale della salute mentale, tutti mi chiedono adesso, per favore andate a Lampedusa, andate a Siracusa, dobbiamo aiutare questi poveracci, no? Che sono sopravvissuti e che stanno arrivando. E quello è il problema. Forse anche, ma per contribuire a quale comunità, no? Stiamo aiutando? Cioè, posso fare quello e dimenticarmi di operare sul cambiamento di percezione della migrazione in Italia, no?
è etico fare quello, cioè curare la vittima, no, di un'ingiustizia, oppure curare la vittima di un sistema che sta andando, no, in una direzione che magari non risponde ai bisogni, dimenticando che invece fosse il sistema a essere malato. No? Era quella la prospettiva che volevo aprire, non so se esiste. E quindi la cos'è invece il teatro? Questa è una frase di Eugenio Barba del 2001, io allora ero giovane, nemmeno troppo, insomma, sono abbastanza giovane, e l'ho trovata su un'armadilla, quindi non vi ricordate quelle, non nemmeno su un saggio dei migliori, e dice questa cosa qua: il teatro è l'arte di trasformare quel che si guarda in qualcosa che ci riguardi. La sua materia prima sono le relazioni. L'immagine di teatro che mi guida non è quella di un'azione che unifica, che lui chiama comunione, ma quella di un cerchio di incontri e baratti. Persone diverse si stringono intorno ad un'azione che le tiene legate e permette loro di confrontarsi e di scoprire un territorio, un tempo in cui scambiarsi qualcosa. Un territorio e un tempo in cui scambiarsi qualcosa. È proprio la possibilità di approfondire ciascuno la propria specificità a renderli solidali. La convivenza è la materia sulla quale chi fa del teatro la propria professione deve saper lavorare. Questo è Eugenio Barba nel 2001. Se vuoi, in maniera un po' più fichetta, sono le stesse cose che dice, no? In maniera più fichetta Peter Brook, no? Con la terza cultura, la cultura della relazione e tanti altri. Però la questione è quella, la questione della convivenza. E io, per me è strettamente legata a quello che dicevamo prima. Se salute mentale è la possibilità di ognuno di contribuire alla propria comunità, allora questa idea di teatro, che è la possibilità di creare spazi, tempi e territori in cui scambiarsi qualcosa, in cui il fatto che tu sei diverso, no? In realtà è un valore aggiunto per quella che diventa una comunità, che magari poi non è una comunità con grande sostenibilità, una comunità nel qui e ora, è il motivo per cui faccio quello che faccio. E per cui faccio fare a tante persone quello che faccio, per cui mobilizzo, no? Tutti questi fondi per fare quello che ritengo sia giusto. Queste sono le due grandi cose. C'è un altro concetto che era relativo a quello della... Tu interrompimi quando pensi che non... un altro concetto che è nella slide successiva, no? Che è relativo... La slide. Ecco, questo no, aspetta un attimo. Questa è in Siria, 10 giorni fa. Uno di quei cerchi, no? Cosa puoi fare là? Cioè, puoi dare un senso a quello che sta succedendo, non solo relativamente. Di che comunità si può parlare, no? E però c'è un problema di polarizzazioni, no? In Siria adesso... Al di là di quanto la gente sta male, perché chiaramente sta male, chiaramente la gente ha PTSD anche, no? Anche in maniera che, cioè io pure che sono contrario al PTSD, no? Cerco, no? È individuabile, sicuramente, no? La gente soffre. Il problema però non è quello, cioè è anche quello, ma è curi le persone e poi si ritrovano comunque in quella situazione là, una situazione di polarizzazioni, no? Che non riescono a controllare. La maggior parte delle persone in Siria vogliono la pace, non vogliono che al di là di quale possano essere, no, le loro intenzioni politiche, eppure no, non riescono a raggiungere. Creare spazi di confronto, in realtà, e noi abbiamo anche evidenza poi su quello, cioè creare degli spazi di supporto sociale e creativo, funziona sulla loro capacità di funzionare, e quindi no, di essere abili a partecipare alla vita della propria comunità, molto più che il counseling individuale, ad esempio, no? Oppure quello, c'è la grande enfasi che c'è adesso sul problem-based counseling, no? Cioè, quindi, hai l'ansia, e allora no, vieni, no? Decidiamo insieme, no? Cognitivamente come farti passare l'ansia, poi tu applichi un'altra situazione, qui a voglia, però non è quella la questione è che proprio non è probabilmente il legame, cioè non puoi curare l'individuo sottraendolo dalla propria. E però se la comunità è in ridefinizione, allora forse deve anche esserci una ridefinizione, no, dei ruoli individuali. E quale spazio migliore che gli spazi di scambi per ricostruire un'identità. E identità è infatti la prossima parola di cui volevo parlare. Che è sempre, perché anche quando poi parliamo, anche la definizione del WHO è una definizione che poi va a toccare un elemento, che è quello della cura. Cioè là dice, la possibilità che un individuo ha di contribuire alla vita di comunità. Non si pone il problema di la comunità per caso dà a questo individuo la possibilità o no, di contribuire. Però anche quando parliamo di identità, che è poi il concetto cardine, no, della salute mentale, se vogliamo, soprattutto in situazioni di migrazione,
L'identità ha un ruolo, ha una componente culturale e ha una componente sociale fortissima e ha una componente di interpretazione drammaturgica, se vogliamo, no? Fortissima. Ritorno al mio vestito di oggi, no? Cioè, perché l'ho scelto? Perché chiaramente, no, in una situazione in cui nelle Nazioni Unite la salute mentale è assolutamente la peggiore delle situazioni, oggi ci siamo chiamati, tre che dovevamo, siamo stati chiamati a parlare di questa cosa, e abbiamo deciso di essere eleganti, perché se no non ci avrebbero preso sul serio. Cioè, vestiti come loro. Poi abbiamo esagerato e chiaramente noi abbiamo sbagliato, però insomma il tentativo l'avevamo fatto. La questione però è quella, cioè l'identità, e se questo è trasversale, cioè se noi prendiamo le teorie psicodinamiche, prendiamo le teorie cognitive comportamentali, prendiamo le teorie, tutte concordano sul fatto che c'è una componente che del sé, che è chi tu pensi di essere, c'è una componente che sono i fattori sociali, culturali, di genere, che determinano chi tu sei, e poi c'è una terza componente che è come gli altri ti percepiscono, e queste sono in una continua dimensione, una continua relazione. Poi c'è tutta una parte neurologica anche in questo, di costruzione di significato, no? Attraverso le dinamiche del corpo, degli schemi, no? Eccetera, delle emozioni, no? Così. Però questa è la cosa fondamentale. Quindi anche l'identità, anche volendo lavorare sull'individuo, sottraendolo a tutto il resto, per lavorare sul suo problema, non puoi prescindere dal fatto che c'è un elemento culturale in quello che vai a fare e che c'è un elemento dell'altro, di come l'altro percepisce questo individuo, di come questo individuo riesce a costruire relazioni con l'altro, che è parte fondamentale di quell'identità. Si capisce tutto questo? E uno di questo, io ad esempio sono stato molto colpito, questo è stato 3 anni fa, ero in Bhutan, scusate, in Nepal, nel nord del Nepal. Una situazione ve la spiego un po' brevemente. Negli anni 80 il re del Bhutan, in un processo di bhutanizzazione del Bhutan, ha buttato fuori un po' di gente, no? Che si era negli anni ritrovata a essere in Bhutan, ma che non era necessariamente buddista, no? O che non faceva parte, insomma, di quell'universo culturale. Anche perché lui stava per mettere su questa... Sapete che il Bhutan è uno dei pochi paesi che non ha un indice di prodotto interno lordo, ma misura la sua... attraverso la felicità. Però per essere felici chiaramente ha dovuto togliere alcuni elementi, uno di questi è il suicidio, cioè non c'è la... No? Non misurano più i suicidi in Bhutan, e un altro era un po' chi non la pensava allo stesso modo, per cui chi aveva un concetto diverso di, no? di felicità. C'è sempre un problema. Quindi 80.000, sono 110.000 rifugiati nepalesi, cioè loro erano originariamente del Nepal, poi nei secoli, no? Si erano trasferiti in Bhutan, lui da un giorno all'altro, insomma lui dice che non è vero, ma questi sono scappati, no? Sono andati via nottetempo e si sono ritrovati fra l'India e il Nepal. In 20 anni chiaramente loro si sono ricostruiti una vita, fra l'altro conosciamo la lingua, sono irriconoscibili alla popolazione locale, quindi no, i campi rifugiati sono i più belli del mondo, sono belli, sono coesi, hanno le loro elezioni, sono diventati parte integrante di quella parte del Nepal. Politicamente no però, perché il Nepal non li ha mai riconosciuti, perché voleva che il Bhutan se li riprendesse indietro. Questo perché? Perché la Cina vuole, cioè, insomma c'è tutta una questione, no, geopolitica dietro, non ci interessa. La questione è che negli anni non si trova una soluzione. Nel 2007 gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia decidono che queste persone possono resettle, che vuol dire praticamente tu sei rifugiato in un posto che non ti può accogliere più o che non ha le... Tu quindi ti viene data la possibilità di andare come rifugiato e quindi poi come cittadino in questi paesi. Cosa succede in questi piccoli villaggi, no? 110.000 persone nel nord-est del Nepal? I ragazzini vogliono andare immediatamente. Gli anziani non vogliono, i ragazzini vogliono andare ma non sanno bene cosa li aspetta, no? Questo qua là. Insomma, la dinamica è, quindi, si frattura la comunità, alcuni incominciano ad andare, gli altri incominciano ad aver paura, dicono, allora se adesso qua resto, no? Resto indietro, eccetera. E quindi la comunità si sfalda completamente. Io sono stato mandato là perché il governo americano a un certo punto ha avuto un problema, un periodo di loro crisi, loro che si percepiscono come un paese di grande inclusione, eccetera. I bhutanesi arrivavano, no, nel territorio e si suicidavano. Cioè non negli Stati Uniti è tipo dopo un mese, no, si troviamo la vita. C'era una rate di suicidi del 46 su 100.000, che è 4 volte, no, quella mondiale. Allora, chiaramente l'America non è che poteva pensare che il problema fosse là, quindi mi ha detto, no, vai nei campi rifugiati a vedere cosa succede, no?
perché chiaramente noi tendiamo poi sempre a costruire una narrazione sul trauma, cioè quindi la colpa non è mai nostra, no? Se è il migrante che sta male, non è mica per no, le procedure, per, no, per come lo trattiamo, è perché è stato traumatizzato nel suo paese. Questa è la narrazione. Quindi cosa succede? No, io vado, il primo giorno vado nel campo per fare questa investigazione, no, non vi tedierò con i risultati, no? Randomize control, cioè tutte queste cose qua che abbiamo chiaramente anche dovuto fare, però trovo quest'uomo che stava dimostrando, no, con un cartello in nepalese e in, che mi chiedeva "Who am I?", chi sono? E negli altri cartelli c'era proprio scritto adesso la IOM, cioè la mia organizzazione, no? Voi mi dite chi sono, perché avete convinto mio figlio a partire, no? Di fatto però là non mi date nessun supporto, cioè no? Ditemi voi come, no? Come fare. Quindi la questione dell'identità di nuovo, una questione è fondamentale, no? Credo. L'ultima. Un'altra definizione di identità è quella di Cesare Musatti, del 56, dice l'io è un teatrino dei vari burattini del sé. Ed era per riportare di nuovo il discorso al teatro, no? E quindi perché il teatro può essere importante nella cura? Perché è quello, perché no? Il teatro diventa un luogo in cui tu puoi esplorare e mettere in azione i vari burattini del tuo io. E poi è un concetto veramente cognitivo, no? E come fai quindi a farli interagire? Li fai interagire rispetto allo sguardo di un altro, di chi è là, dello spettatore, oppure del tuo co-worker, no? In quella situazione. E questo è molto importante, no? Ma non è abbastanza, perché di fatto, no, risolve la dinamica interna, se vuoi, ma c'è un universo fuori che bisogna sempre, no, approcciare. E quindi volevo fare l'esempio, poi magari no, interrompo perché mi sembra conto di aver fatto un mese. C'è un'altra foto che è sempre della Siria. La cosa che stiamo facendo in Siria, che sembra strano forse più, perché ha un significato, è questo. Stiamo facendo dei training agli operatori che lavorano nei vari campi, centri in cui arrivano i displaced, perché cosa sta succedendo in questo momento? No, c'è un attacco, cioè, noi vediamo la situazione siriana come una contrapposizione fra ribelli e governo, no? In realtà è molto più complessa di così, chiaramente, e non c'è una divisione geografica, quindi non è che dove ci sono i ribelli non c'è il governo, dove c'è il governo non ci sono i ribelli, no? Cioè, è una situazione molto... E poi adesso è anche... Diciamo, è diventato un fattore religioso anche, no? Non è più politica, no? Come opposizione, ma di fatto diversità convivono negli stessi posti e non tutte queste diversità sono armate, che è quello che noi pensiamo. In realtà ci sono persone che la pensano diversamente, ma cercano comunque di costruire una narrazione diversa da quella della guerra, qualunque essa sia. Però c'è anche un'altra questione, individualmente quello che sta succedendo è terribile, perché la Siria era il posto forse uno dei più coesi del Medio Oriente, no? Era secolare, tu eri un siriano, non eri uno che faceva parte di questo o quest'altro gruppo religioso, invece adesso c'è una grande polarizzazione, perché è così successo, no? Che la guerriglia si sta definendo in opposizione al governo per questioni religiose, è di fatto una jihad. E allora c'è una grande contrapposizione, se tu sei sunnita puoi essere filo governativo, no? Se sei sciita puoi essere con i ribelli, no? E quindi una molteplicità di... che non puoi esplicitare, perché là se dici una cosa del genere chiaramente non rischi la prigione oppure anche di essere ucciso, no? Se non fai parte plenamente della tua comunità. Come la stiamo rigirando? Stiamo rigirando con i burattini, esattamente. Stiamo facendo dei laboratori, tappetri, carri operatori. Chiaramente sono esperienziali per loro e poi loro li faranno insieme, no? Con le comunità con le quali lavorano e loro possono perché fanno parte della comunità. Su quello, su come, no? Agisci, no? Sui vari puppets, no? Un'idea di Musatti che poi, no? Loro hanno sposato perché la ritenevano congrua rispetto alla loro necessità del momento. No? Magari potrei concludere, se vuoi, no? Questa parte andando forse all'ultima delle slide. Non vi tedio. No, l'ultima slide. Avanti. Questa qua. Poi ci sono appunto le foto che avete visto prima. Cosa stiamo facendo in... Questa me l'hanno lasciata in inglese, vabbè, comunque. Cosa stiamo facendo adesso in Siria, no? Stiamo cercando di non agire direttamente con la popolazione, ma agire con gli operatori. Cioè quelli che sono rimasti, quelli che vogliono mettersi in gioco.
e lo facciamo attraverso formazione, no? Formazione ai vari livelli, formazione degli operatori di base che si ritrovano, no? Cioè quelli che facciamo distribuzioni di cibo, che si ritrovano rispetto a, davanti a situazioni che non avevano mai pensato, no? Di poter vedere, relazionali principalmente, ai manager dei vari campi, dei vari shelter, a quelli che lavorano negli ostanatrofi, quelli che noi chiamiamo mediatori artistici, cioè gli artisti che si impegnano nel sociale, i counselors e poi anche gli psichiatri. Lo facciamo usando il teatro sia come mezzo, come strumento, appunto, no? Per tutte le cose che dicevo prima, ma proprio anche come soggetto in sé. E però lo uniamo, quindi ho fatto vedere prima il lavoro dei puppet, non è abbastanza, perché comunque esiste un problema della comunità che va risolto. E quindi insieme ai laboratori su puppet, adesso vado a farne uno, no, di teatro immagine, no, settimana prossima, facciamo anche dei corsi per conflict mediators, come utilizzi poi il teatro ma anche altre tecniche in realtà per mettere insieme le nuove diversità nella comunità. E tutto questo porterà, speriamo, a gennaio, con un intervento su cui tutti ci criticano, ma penso che poi alla fine sarà utile, con un master, sarà un master esecutivo che faremo fra l'Università di Damasco e l'Università di Libanese, di Beirut, proprio su quello, sulla questione, sulla gestione dell'aspetto emozionale del conflitto e sul dialogo, come costruisci il dialogo, con un processo che è principalmente un processo creativo e teatrale.